Paolo Di Lernia, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università degli Studi di Bari. Ci stiamo occupando della vicenda Aesthetic Franco, Antonio Francesco Franco. Io non mi pongo in nessun modo in questa vicenda, oltretutto tendo a precisare che la nostra categoria è una categoria universitaria, ossia gli specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica sono dei medici che hanno conseguito la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dopo aver avuto accesso alle selezioni, aver fatto un concorso universitario e quindi essere stati per 5 anni in strutture mediche universitarie e aver imparato la chirurgia plastica ricostruttiva. Tendiamo a dire che in definitiva la chirurgia plastica estetica, tra virgolette, non esiste. Esiste la chirurgia plastica ricostruttiva, che è quella che vi fa capire esattamente come noi siamo fatti realmente nel momento in cui succede un episodio, quale può essere un ustione, un evento traumatico tipo un incidente automobilistico, un incidente domestico. Quindi diciamo la chirurgia estetica non è altro che un corollario successivo che ti dà la possibilità di spaziare su più orizzonti. Quando vengono da me e mi dicono ah, il chirurgo estetico, attenzione, non esiste il chirurgo estetico. Se un medico, diciamo, laureato, si iscrive ad un corso, va fuori a fare i classici workshop da 3 mesi, 6 mesi, dal tizio, dal caio, eccetera, sì, potrà essere un medico che si è perfezionato, ma tendo a ribadire non è uno specialista in chirurgia plastica estetica. Il chirurgo plastico di scuola è un medico che poi ovviamente è associato alla SIPRE, la chirurgia plastica, la società di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, oppure anche ci sono altre società, diciamo, altrettanto valide, però quella ufficiale degli specialisti in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica è la SIPRE. Questa è la cosa fondamentale. Quindi noi non abbiamo niente, tra virgolette, niente di anomalo, niente di particolare, cioè il nostro non è un periodo particolare, noi siamo medici e continuiamo a fare il nostro lavoro. Però è anche vero che però il caso Aesthetic Franco ha proprio portato alla luce queste distinzioni, la maggiore attenzione che si fa oggi nel chiamare questo o quel medico specialista in chirurgia. Era ora. Comunque sia, stiamo parlando di un qualcuno che ovviamente non è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ma è una persona che magari potrà aver fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, ma non fa parte della nostra categoria, perché la nostra è una categoria di specialisti di scuola, quindi questo è fondamentale. Poi era doveroso, insomma, chiarirlo, fare questa precisazione prima di andare avanti. Dottor, io vorrei farla innervosire subito, è nelle mie corde particolari. Vediamo. Aesthetic Franco, Antonio Franco, ha detto più volte di essere il numero uno al mondo nel settore della liposcultura. Ora, vorrei dire, buon per lui, cioè vuol dire ognuno può dire ciò che vuole, sono i feedback che noi raccogliamo dai pazienti e da tutti quelli che... Posso dirle una cosa, dottore? Io in un certo momento di questa inchiesta ho pensato che addirittura fosse l'unico al mondo a fare determinati interventi in liposcultura, HDF, queste sigle che lui tirava fuori, le spacciava come qualcosa che solo lui aveva il macchinario per poter fare certe cose. Ma lei, per esempio, la fa una liposcultura HDF? È in grado di farla? Allora, liposcultura HDF non so neanche che cosa voglia dire. Voglio dire, ognuno può chiamare anche la liposcultura, la può chiamare anche sexy lipo, voglio dire, può chiamarla la pink lipo, la può chiamare la liposcultura di Goldrake, voglio dire, sono cose che a livello internazionale HDF non si sa neanche che cosa voglia dire. Esiste una liposcultura, originariamente veniva detta liposuzione, parliamo qualcosa che affonda le radici nell'estremo passato, già negli anni 60, ma già negli anni 40 si facevano gli esperimenti. Dopodiché la liposuzione non era altro che l'aspirazione di grasso, originariamente si faceva addirittura asciutta, con ovviamente tutto quello che poteva succedere, possiamo immaginare,
poi è stato coniato successivamente il termine di liposcultura. Attualmente si può chiamare lipoplastica, ma fondamentalmente si tratta di andare a rimodellare il corpo. Infatti body contouring è il nome che gli anglosassoni danno a questa pratica, a questo tipo di intervento, ma la modalità con cui si esegue è sempre la stessa. Noi andiamo ad aspirare il grasso. Ora, se noi questo grasso lo aspiriamo però dopo che è stato emulsificato con gli ultrasuoni, chiameremo questa liposcultura ultrasonica. Se utilizziamo come ultrasuoni la tecnologia Vaser, che è una tecnologia proprietaria, definiremo questa come Vaser lipo. Ma la definizione, l'esecuzione di questo intervento non lo dà il device, l'apparecchio, ma lo dà il medico, il chirurgo, che innanzitutto deve sapere dove mettere la cannula, perché è molto semplice mettere la cannula a casaccio, ma io quando metto la cannula sotto la cute, io so esattamente dove sto, esattamente quanto sono profondo, perché io non posso arrivare nelle zone oltre le fasce muscolari, oltre il muscolo. Io devo fermarmi esattamente con la liposcultura lì dove iniziano le fasce muscolari. Poi, a seconda della tecnica che io utilizzo, posso fare una marcazione. Chi mi conosce sa che io faccio la liposcultura ad alta definizione, ossia vado a definire i muscoli, a marcare i muscoli, togliendo il grasso esattamente nelle aree che sicuramente lì non potrebbe essere rimosso assolutamente in modo differente il grasso, perché c'è il grasso di tipo alimentare e quello non alimentare. Quindi la liposcultura è una, cioè poi la liposcultura ultrasonica, se usi il laser è detta liposcultura laser, in cui un raggio laser va a sciogliere l'adipocita, ma fondamentalmente si parla sempre di liposcultura, o ancora meglio, attualmente si può parlare di lipoplastica, perché il tessuto adiposo oggi viene considerato addirittura come un vero e proprio organo. Parliamo di interventi estetici in questo caso, nel senso che rimodellano il corpo, ma una cosa che abbiamo sentito anche da altri suoi colleghi è il fattore della possibilità, nel senso non sempre un medico specialista, coscienzioso, deontologicamente corretto accetta di fare un intervento qualora le condizioni anche semplicemente estetiche del paziente non lo rendono capace di affrontare quell'intervento, è giusto? Sì, esattamente giusto. La deontologia, soprattutto il buon senso, è quello a volte di rifiutare l'intervento. Quando si capisce che l'intervento che io sto facendo non incontra le aspettative del paziente, quando è un intervento potenzialmente eseguito su un paziente con patologie, con tutta una serie di problematiche, ecco perché è il ruolo fondamentale gioca il primo consulto. Io, i miei pazienti mi conoscono benissimo, quindi io non lesino a dire questa cosa, mi conoscono, i miei consulti sono lunghissimi, durano anche 30-40 minuti, in cui io analizzo non tanto il problema da trattare, quanto la persona che io ho di fronte, perché devo cercare di capire quello che io ti sto proponendo ti può migliorare, perché io dico sempre che il bisturi del chirurgo plastico non incide il corpo, ma incide l'anima. Cioè, in 30 anni di esperienza, e io sono in chirurgia plastica dal 92, il bisturi del chirurgo plastico veramente riesce ad andare oltre l'aspetto corporeo, ma proprio va nella sfera emotiva della persona. Quindi, dare le false illusioni è una qualcosa che un vero professionista non dovrebbe fare. La seconda cosa è seguire i pazienti dal primo momento all'ultimo momento. Io sul mio profilo Instagram ho il numero di telefono dove chiunque può chiamarmi e parla con me direttamente. Non ho assistenti, l'intervento lo porto a termine io, ti metto io fino all'ultimo paziente. Io mi assicuro in clinica che il paziente riceva da me le dimissioni, dopodiché lo saluto, gli stringo la mano, lo faccio accompagnare fuori e tu lo accompagno io personalmente.
Non solo, la notte il mio cellulare è acceso e voglio dire, chi mi ha chiamato e ascolta questa intervista può confermarlo. Alle 2, alle 3 di notte io ho avuto anche la telefonata di chi magari ha fatto un brutto sogno dopo una mastoplastica additiva, per esempio, ha sognato che la protesi le uscisse dall'area in cui è stata impiantata. Quindi queste sono le cose fondamentali quando si effettua o si vuole effettuare un intervento, ma a prescindere che sia di chirurgia plastica oppure di chirurgia ricostruttiva, che possa trattarsi di liposcultura, mastoplastica additiva o altro. La cosa fondamentale è consigliare adeguatamente e in modo semplice. Il paziente deve ascoltare, deve capire. Oltretutto, il consenso informato che poi il paziente firmerà, che non è il consenso che si firma quando sta già sul lettino, che dottore, ma nel suo consenso, no. Nel suo consenso informato c'è anche quella dicitura in cui si dice che se qualcuno parla male dell'intervento può rischiare di pagare 1 milione di euro? Beh, questa è una cosa assurda, un po' da film. Fantascienza. Assolutamente no, almeno non nel mio, come penso non nel consenso informato di alcun chirurgo plastico specialista, professionista vero. Il consenso informato viene addirittura inviato molto tempo prima dell'intervento, tempo sufficientemente lungo adatto per far comprendere appieno quello che è scritto. Che poi il paziente non lo legga, a me, voglio dire, tra virgolette, interessa poco, perché io quando ho fatto la visita io ho spiegato assolutamente tutto, e prima dell'intervento quasi sempre io richiedo sempre un ulteriore consulto gratuito, tanto per intenderci. Oltre dottor Di Lernia, una curiosità: le è mai capitato di fare un video consulto ad un paziente? Raramente, sono quelle di fuori. Quelli che non hanno la possibilità. Ma le è mai capitato dal video consulto di far passare il paziente direttamente in sala operatoria senza una delle sue proverbiali visite da 30-40 minuti? Assolutamente no. Se io faccio una cosa del genere, il giorno dell'intervento, se viene, io prima dell'intervento lo visito. Ancora prima ha fatto tutti quanti gli esami, sono stati visionati dall'anestesista. Il giorno in cui viene, ci sono state delle situazioni in cui il paziente è venuto in sala operatoria e non è stato fatto l'intervento, perché io non reputavo opportuno effettuare l'intervento. Il paziente non ha pagato assolutamente nulla, ed è una cosa giusta. Quanto è importante la figura dell'anestesista anche e forse soprattutto in un intervento di estetica, di mera estetica, come può essere una lipoplastica a cui accennava prima? È importante anche in questi casi? L'anestesista è una figura imprescindibile da qualsiasi tipo di intervento. Anche quando io eseguo blefaroplastiche, nella sala operatoria c'è sempre l'anestesista. Cioè io non faccio la classica blefaroplastica, dai, togli un po' di pelle tranquillamente, ti taglio, ti cuce, no, perché la cosa fondamentale è il comfort del paziente. Chi mi conosce sa addirittura che quando io opero in locale con sedazione, il pure in subarnocchino, eccetera, io chiedo addirittura al paziente: quale musica preferisci? Ok, mettiamo quella musica, perché oltretutto il comfort totale al 100%, e quando si sveglia nel 99% dei casi trova me quando apre gli occhi, che io ovviamente lo guardo, lo rassicuro, quello che è necessario fare quando soprattutto si fa un'anestesia con un pochino di sedazione maggiore, però mediamente al 100% degli interventi l'anestesista è sempre in sala operatoria e rimane fino a quando il paziente non si riprende. Dottore, parliamo un po' di ciccia, restiamo in tema, parliamo un po' di ciccia. Inteso come qualcosa di più addentro all'argomento che abbiamo affrontato nella nostra inchiesta. Le è capitato di visitare pazienti scontenti del dottor Franco? Io faccio parecchi interventi di liposculture, anche di chirurgia secondaria. Sì, mi è capitato di visitare qualche paziente, qualcuno è stato operato, qualcuno troverei anche operato. Qual è la situazione media e perché li riopererebbe o li ha già rioperati? Perché è un intervento in cui magari sono rimaste
diciamo, delle situazioni in cui, per esempio, è rimasto più grasso, oppure ci sono rimaste delle asimmetrie, possono essere rimaste delle aderenze, voglio dire, cose che comunque possono essere trattate, non nel 100% dei casi. Io prima di sottoporre l'intervento mi assicuro, qualora che non sia stata fatta un adeguato trattamento presso fisiochinesiterapia, quindi riabilitativo, quindi massaggi che possono essere manuali oppure con attrezzature, devo valutare esattamente come sono i tessuti, perché è importante la fisiochinesiterapia per preparare i tessuti all'intervento oppure per trattarli dopo l'intervento. È come se noi dobbiamo seminare in un campo, il campo deve essere arato, deve essere concimato, altrimenti il seme non germoglia. Questo è il discorso. Quando il seme è germogliato, io devo andare a dare l'acqua, devo andare a vedere com'è la situazione, devo togliere le erbacce infestanti e quant'altro. Cioè, parliamoci chiaramente, tutti gli interventi possono essere suscettibili di, diciamo, di ritocchi. Bisogna capire esattamente l'entità del ritocco, quello che è stato, non è stato fatto e quant'altro. È chiaro che più sei esperto, più hai una padronanza della tecnica, eccetera, più magari i risultati, le percentuali saranno più basse. Ma questo non dipende dal numero di interventi. Ecco, lei mi sta anticipando, dottore, lei mi sta anticipando, perché da quello che dice il dottor Franco pare che quei suoi 1600 interventi, ma che poi sono 900, sono 1500, 1200, non si capisce quanti siano in questi anni in cui ha iniziato a fare questo tipo di interventi, lo rendano capace anche di evitare situazioni inconvenienti, complicazioni che possono capitare, ma da quello che mi ha fatto capire, lo specialista esperto e preparato è quello che poi riesce a gestire la complicanza e magari interviene lì dove si deve intervenire nelle giuste modalità. Beh, se a prescindere dai numeri, onestamente i numeri li danno i matematici, voglio dire, io dico sempre che nel momento in cui tu sei padrone della tecnica e ovviamente hai un know-how sul corpo umano in generale, sulla zona da trattare, è normale che sai gestire anche la complicanza. Siamo sempre lì, cioè nel momento in cui io ricostruisco una faccia che ha sfondato un parabrezza, probabilmente potrò essere un attimino più morbido, più flessibile nell'esecuzione di una rinoplastica oppure di un lifting facciale o di una blefaroplastica. E torniamo sempre al discorso iniziale, cioè la preparazione è fondamentale, ma senza entrare nel dettaglio, io sono specialista, tu non sei specialista, è, voglio dire, lo specialista di scuola, ma non lo dico io, cioè, se no non ci sarebbero le scuole di specializzazione. Fammi capire, se io ho un dolore allo stomaco, mi rivolgo al gastroenterologo, e questo mi rivolgo anche ai pazienti che sono un attimino un po' particolari qualche volta, cioè spiegatemi, io ho un'extrasistolia, vado dal cardiologo, io ho una pirosi gastrica, vado dal gastroenterologo, ho problemi ad urinare, vado da un urologo. Però la devo interrompere, la devo anche un po' contraddire, sì. Perché a sentire Franco, in realtà non è la liposcultura, per esempio lipoplastica, come la chiamate man mano nei periodi che di volta in volta si susseguono, non è qualcosa che si studia nella specializzazione, è qualcosa che piuttosto si impara nei master, nei corsi, si affina magari anche andando all'estero, vedendo il corso di qua, il corso di là, leggendo un libro. Sicuramente non ti insegnano a fare una liposuzione, ma sicuramente ti insegnano in sala operatoria, quando vai a vedere un addome oppure se hai la possibilità di vestirti e fare l'intervento con i chirurghi generali, magari vari strati, vai a vedere gli strati cutanei, sottocutanei, fasciali, muscolari, che cosa c'è sotto il muscolo, e insomma tutto quel know-how che poi, come dicevo prima, ti aiuta nel momento in cui in chirurgia plastica si utilizza la tecnica del lipofilling, quando vai a trattare degli interventi tipo di ricostruzione mammaria, post intervento, quando devi simmetrizzare le mammelle oppure dopo un incidente, si utilizza il lipofilling. Il lipofilling tu non vai a fare altro che una lipoestrazione, che non è una liposuzione, poi il grasso va trattato e va iniettato. Ma voglio dire, sono anni e anni e anni in cui io sono in reparto
e ho la possibilità di interfacciarmi con le problematiche inerenti agli ustioni, le traumatologie, l'oncologia, i tumori, per un tumore della faccia tu devi aprire tutta quanta la faccia, un tumore del collo devi aprire tutto quanto il collo. Quindi voglio dire, nel momento in cui tu vai a fare il workshop o vai a fare il congresso, è molto più semplice, tra virgolette, impadronirti di una tecnica, per cui la curva di apprendimento è importante e non è soprattutto semplice per quanto riguarda la liposcultura. Figuriamoci poi per una liposcultura con tecnologie che possono essere ultrasoniche, laser e quant'altro. Poi se c'è l'azienda tal dei tali che ti viene a proporre il device e dice no, non ti preoccupare, questa è la... capitato a me in passato, no, guarda, questo è un device che ti fa fare soldi a parate. Allora c'è il medico che si illude degli asini che volano, c'è il medico che dice attenzione, perché una cosa del genere? Ma io voglio capire, devo fare una curva di apprendimento, io non ho gli elementi, non ho la cultura per poter utilizzare questo apparecchio. Allora che cosa fai? Studi prima, fai corsi, vai a fare il tutoraggio, vai a fare la fellowship, che non è un'ora, ma ci sono delle fellowship con dei professionisti che durano anche 6 mesi, un anno e quant'altro, ma comunque non sei uno specialista in chirurgia plastica, però quantomeno ne sai un po' di più di una persona che, tra virgolette, un pinco pallino, che possa essere un ginecologo, un chirurgo generale, un semplice medico laureato, possa mettere mani in una zona in cui assolutamente ci vuole un attimino un po' più di perizia, un po' più di conoscenza. E in questo caso ci vorrebbe questa benedetta riforma anche per evitare che un medico appena laureato, che ha depositato all'ordine dei medici la sua laurea, possa fare un intervento a cuore aperto perché se la sente di farlo. E va bene, ma questo è un altro discorso. Purtroppo quella è la legge. E lo so, fino a quando non cambia è quella. Dottore, io le faccio una domanda, ma lei è libero di non rispondermi, glielo dico già in partenza. Quante cause ha dovuto affrontare per denunce che le sono state fatte nel corso dei suoi oltre 30 anni di carriera in sala operatoria? Praticamente, ma quasi nessuna, se vogliamo, cioè non... Cioè, allora, questa domanda non penso che sia pertinente, ma sicuramente posso dire una cosa: la mia assicurazione che ho da 20 anni continua a tenermi. E non ha chiesto, non le ha chiesto di rivolgersi a un'altra compagnia assicurativa, diciamo così? Assolutamente no. No, la domanda era un po' indiretta, mi sono permesso, le chiedo scusa, ma in appena 2 anni o poco meno è possibile ricevere 150 denunce di gente insoddisfatta per un intervento che in realtà viene venduto come una passeggiata, come qualcosa di molto facile da fare? Diciamo la prima parte della domanda io non so rispondere perché non è capitato a me. Nella seconda posso dire che la liposcultura non è assolutamente una passeggiata. Se vogliamo è molto più tranquillo un intervento di mastoplastica additiva, ma una liposcultura assolutamente no. Sia come gestione del postoperatorio a breve distanza, sia come gestione del postoperatorio a lunga distanza. Quindi questo presuppone, la cosa fondamentale è seguire il paziente. Il paziente deve essere sempre accompagnato, come dico io. Allora, i controlli sono una settimana, 2 settimane, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Ovviamente tutto gratis, tutto gratuito, ma se tu durante questi mesi hai qualsiasi tipo di problema, tu mi chiami. Mi chiami, mi contatti in qualsiasi modo, perché è importante valutare nel costo del tempo. Dottore, io la ringrazio per la sua disponibilità, e però le dico anche che lei è un po' folle, perché ha concesso l'intervista a un giornalista che non ha fatto i suoi studi e che si è permesso di farle qualche domanda per riuscire a chiarire un po' questa situazione, sa, c'è stata l'ultima polemica. Ma se avesse fatto i miei studi sarebbe un medico, non un giornalista. Ecco appunto. Così come ecco io appunto. Sarei un giornalista e non un medico. Cioè, mi sembra una cosa un po' ridicola quella che ha detto. In questo gioco, lo so, è ridicola. Io la riporto, me ne rendo conto e volevo avere una sua idea su questo. Io la ringrazio e come sempre dico che quando si sceglie un medico che come lei anche usa i social, perché non si possono non usare in questa era digitale
anche solo per mostrare quello di cui si è capace, anche solo per mettersi in contatto con le persone, ma anche in quel caso bisogna capire chi si ha davanti. Questo è fondamentale. Allora, io in questo caso posso dire una cosa, la mia esperienza particolare. Ci sono delle volte in cui, una volta in particolare, c'è stata una persona in lacrime perché era stata operata da un altro medico e l'aveva abbastanza rovinata, e questa mi disse: dottore, dobbiamo fare l'intervento, possiamo ripararla. Cioè, signore, ma lei mi conosce? Sì, io la conosco, signor dottore, so che lei è bravo, è uno specialista. Ma cioè, allora, mi spieghi come mai non si è rivolta a me? In lacrime mi disse: ma guardi, io veramente ho visto i suoi followers e aveva meno followers di quest'altro collega. Io sorrisi, ma c'era ben poco da ridere, tant'è vero che io ho coniato un po' il termine: se tu scegli il medico in base al numero dei followers, sarà tanto dura per te scegliere poi il medico in base ai titoli e non ai followers. Cioè, questa è la cosa fondamentale. Prima di un intervento di chirurgia plastica, ma anche un qualsiasi tipo di intervento, ma anche qualsiasi cosa che esuli dalla chirurgia, rivolgetevi a medici che sono specialisti, medici che hanno un feedback su... volete fare un giro, andate su Google, ma lasciate perdere Instagram. Cioè, Instagram è un'arma a doppio taglio, cioè può aiutare ma può distruggere le persone, perché non è filtrata la qualità e la serietà dei medici. Cioè, io dico, ci sono tantissimi chirurghi plastici bravi, anche in Puglia, ci sono tantissime volte in cui io consiglio, magari vuole quello, per esempio deve aspettare più tempo, così deve aspettare, oppure si può rivolgere da quest'altro medico, perché siamo tutti della stessa famiglia. Però ecco, non ci basiamo sul numero dei followers, ma sui titoli del medico. Soprattutto quando quei followers magari danno qualche idea dell'essere comprati, ma questa è una mia, è una mia considerazione rispetto a un'analisi, mi consenta in questo caso, da giornalista attento. I miei followers sono pochi, qualche migliaio, però... E se li goda tutti, dottore, perché vuol dire che è gente che la segue e apprezza quello che fa.